Buongiorno, nuovo giorno. Non posso dire la parolaccia. Che cosa ridi? Lui ride che io canto. Ciao! Un nuovo giorno di sopravvivenza. Ormai, allora, da oggi i miei vlog saranno dopo quelli del Natale, che ne ho fatti pochissimi quest'anno, mi rendo conto. Vlog survival. Come sopravvivere? Senza il Green Pass, senza il vaccino, se, anzi no, il Green Pass c'è ancora, senza il Super Green Pass. Allora vi farò dei tutorial su come sopravvivere. Ragazzi, prendiamola a ridere perché è un periodo veramente tanto tanto triste, ma triste, tristissimo. Lui appena vede che faccio qualcosa, si è un monello! Allora, che cosa sto facendo? Sto aprendo finalmente la cyclette. Scusate, dicevamo un vlog un po' così. Sto aprendo la cyclette. Andiamo a vedere cosa esce da questo scatolo. Appunto perché mangio, mangio, mangio. Almeno mi metto qua e pedalo. Cerco di perdere qualche chetto. Allora, mi sa che devo chiamare Antonio perché... Madonna mia. Allora, ecco qua. Il manubrio ce l'abbiamo. Poi, il resto non lo posso uscire, quindi chiamo Antonio. Ragazze, sto morendo, insomma, sono riuscita a tirarlo fuori perché non ho chiamato più Antonio, ho fatto da sola. Vediamo un po' cosa riesco a combinare. Questo è il sediolino. Sta tutto bello imballato comunque. Qua non lo so, adesso vediamo un po'. Allora, situazione attuale è questa. Ho tutti i pezzi da assemblare. Ce la farò? Lo scopriremo. Allora, ragazze, non è stato facile, ma ce l'ho fatta. L'ho montata. Eccola qua. È un po' instabile, ma non lo so se una volta che vado sopra. Comunque, adesso cerco di avvitare ancora meglio tutti i bulloni e poi la provo. Ragazze, sono andata da mamma. Poi la cyclette la provo con calma perché oggi è stato impossibile, troppe cose da fare. Adesso sto un po' qua e poi Brando a terapia. E mentre Brando va a terapia, vi faccio altre cose, insomma. Dove stiamo A andando? casa mia. A casa tua, a casa nostra. Stiamo salendo a casa. Andiamo a recuperare Antonio. Ciao. Ragazzi, siamo a casa. Allora, adesso vi faccio vedere la spesa perché da tanto tempo che non vi faccio vedere la spesa. E stasera mi va. Mi aiuti? Guardate la nonna cosa gli ha regalato, l'orologio di Winnie the Pooh. Ti piace? Molto bello. Ah, è vero il sapone, adesso ve lo faccio vedere. È anche il sapone dei 44 gatti, molto bello. Allora, iniziamo la spesa. Cose per la dieta. vabbè, scusate, un piccolo... allora, le pettegolezzi di Colombina. Sono imbrogliata, mi sono confusa. Vabbè, tra mezzine ormai ce ne siamo fatti una ragione. Lieviti. Poi Emma per cena si è voluta prendere i teneroni, questi qua baby, quelli piccolini. Non li mangia mai, però ho detto per cambiare un po'. Poi i panini e le piadine. Dammi qua. Poi cosa abbiamo? Vabbè, i pannolini. Abbiamo fatti vedere. Qui c'è un po' di caos. Devo sistemare. Oddio. Devo sistemare. Cosa abbiamo? Emma, ma che cosa combini? Non puoi togliere prima le cose di sopra, la farina, poi abbiamo preso questi qua, i maritati per domani da fare con le rape, lo squacquerello di nonno Nanni che io adoro, la mozzarella, nel frattempo sistemo anche, poi le patate, la mozzarella, questa qui per le pizze, poi abbiamo preso questi snack della Nesquik, gliel'ho concessi, ma uno al giorno, vabbè, ovvio. L'acqua per Emma. Poi ho preso i fruttolo, ogni tanto se li mangia, quindi. Poi uno di alcol perché lo utilizzo per lavare a terra e qui abbiamo terminato, no, abbiamo un polpottone, come si chiama? Pelatone. Allora, altre buste, abbiamo il latte, un altro di chiacchiere, quelle classiche. Un pacco di biscotti, questi qui, che sono buonissimi. Le banane. Poi qui abbiamo cose sane, le lenticchie.
qualcosa di sano lo compriamo. Il formaggio grattugiato. Anche le banane. queste qui le tagliatelle le abbiamo prese per domenica perché ad Emma gli è venuto desiderio, vedremo se se le mangia la signorina. E poi ho preso queste patate qui della Findus per provarle ogni tanto, così insomma, non le faccio più queste qua, devo dire la verità, però se capita quella volta che viene desiderio, nella friggitrice ad aria sono comode. Com'è Emma? Buono. Adesso lo assaggio anch'io, va bene? Stava scritto. Allora, Emma gentilmente mi ha concesso un snack del Nesquik, per testarlo. Non l'ho mai mangiato prima in realtà questi. Vediamo, sono curiosa, quanto sono carini! L'esterno è secco proprio, si sente che è cacao magro. L'interno è buono, però sinceramente non mi fa impazzire. È più buona la... come si chiama? Al latte. Brava. La linda effetto al latte. Comunque non è male. Ecco. Good morning, buongiorno. Allora, ieri sera ovviamente sparito nel nulla, io faccio sempre così, ogni tanto prendo e sparisco. Ah, mia figlia mi ha messo il braccialetto, mi ha messo. Niente, vi volevo far vedere una cosina e poi vi saluto. Allora, guardate cosa ho preso a Brando ieri, quanto è carino. È un completino di Batman. Da OVS ci sono i saldi. Saldi senza soldi, perché dopo le feste natalizie si rimane sempre senza soldi. Però mi piaceva troppo e l'avevo già visto sto completino da parecchio tempo. Guarda quanto è carino. L'avevo già visto da molto tempo. Essendo a tuta, per me è comodo per la terapia. Questi qui a tuta sono comodissimi per la terapia. Quindi gliel'ho preso, così almeno ho un altro completino. L'ho pagato 8 euro in offerta. Ora vado a vedere a prezzo pieno quanto stava. Ma mi ricordo che costava molto di più, perché glielo volevo già prendere l'altra volta. Ah, 12,95 euro a prezzo pieno, vedete? Comunque molto molto carino. Nulla ragazzi, questo è tutto. Io sto con un pochino pochino di mal di gola. Facciamo le corna sempre. Non so, adesso vediamo se faccio oggi un tampone in casa oppure lunedì direttamente, che devo andare a fare. Vado a fare il tampone per la terapia e poi Brando ha una visita, anche se mi hanno detto che non ci vuole il Green Pass a questa visita, è un poliambulatorio privato, però penso che lo vado a fare comunque per la terapia. Nulla ragazzi, questo è tutto, mi mando un bacio e ci vediamo domani con un nuovo video.